Salve ragazzi, benvenuti in Horizon. Questa prima puntata l'ho appena acceso, vedremo insieme l'inizio, se c'è da creare qualche personaggio, qualche cosa, la lingua intanto, tutto italiano, sei sottotitoli, e vediamo un po' che cosa ci racconta questo gioco. Che cosa c'è? Non ti piace il freddo? Oggi dobbiamo uscire. Abbiamo un rituale da compiere, tu e io. Ecco. Metti questa. Apparteneva a mia figlia. Oggi pronuncerò il tuo nome, piccola. Ma la dea lo ripeterà? Di solito è la madre a fare l'annuncio, se solo l'avessi. Parteciperebbe tutto il villaggio e ci sarebbero anche le matriarche. Ma noi siamo emarginati. Seguiamo i rituali della tribù, altrimenti diverremmo come gli infedeli predecessori che voltarono le spalle alla dea. E per questo furono condannati. A noi è rimasto lo splendore del creato. Bestie di aria, acqua, terra e acciaio. Un conto è cacciare una bestia, ma con le macchine un'altra cosa. Devi essere umile e rispettare il loro potere. Te lo insegnerò un giorno. L'alta matriarca Tirsa, cosa ci fa qui? Vuole forse impedire il rituale? No, 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 in piedi, è quasi il momento. Eh sì, certo, puoi parlare con me. Sei venuta a benedire il nome. Non sono passati 6 mesi da quando te l'abbiamo affidata. Ma siamo emarginati. Tu per scelta e lei, beh. Sono un'alta matriarca e benedico chi desidero. Bene, ci onori. Sì, sì, vai, è tempo della pronuncia, è ora. Oh, madre, ti invochiamo per dare un nome a questa bambina. Che il tuo amore possa scaldarle la vita come il sole scalda la terra intera. Pronuncia il suo nome! Aloy! Che il suo nome sia benedetto! Smettetela subito! Che cosa hai fatto?
Ho benedetto il nome della bimba. Donna scellerata, quella bambina è una sciagura. Cosa ti ha detto sulla sua nascita, emarginato? Rispondi! Ho fatto come mi avevate chiesto. Crescerla, sì. Nessuno ha parlato di amore. Ora basta! E tu, benedirne il nome come se fosse una dei... Conosco i miei doveri verso loro e te. Senza consultarci. Sono qui. E dovunque andrai, ti seguirò. Bello, bello, c'è già l'espansione, interessante. Sì, sì, lasciamo tutto com'è, nuova partita, normale, vai. Belle bacche. Sei un bravo raccoglitore, vero piccolo Basto? Ora va a trovarne ancora un po'. Ben fatto, che bravo ragazzo. Bambini, venite con me. È un'emarginata. Bisogna ignorarla. Ecco. Oh, andiamo. Boom. Sì. Yes. Pensavo si potesse giocare con le bambine, pensavo partisse subito a schianto. Entra nella caverna. E dall'altra parte c'è. All'assalto, schivata, stealth. Uguale mi sa. Sembra stretto, ma posso farcela. Esatto. Quadrato per chinarsi. Queste sembrano rovine del mondo di metallo. Uno dei luoghi antichi. Sì, perché giustamente, da quello che ho letto, praticamente è tutto il mondo dopo ovviamente la civiltà, quindi civiltà moderna di ora, collassata, la natura si è ripresa tutto, ha fatto bene. Oh. Roba segreta, qualche cosa, ci sarà nulla? Forse viene nella prima zona, no, però. Ross,
Non voglio che vada in posti del genere. Ma devo trovare un modo per uscire. Lil. Topi. Oh, ci voglio andare lì. Quello è un oggetto particolare. O forse ci dovrò tornare dopo. Non posso picchiare con niente. Sento dei rumori muovendo le freccette, ma non mi appare nessun menu. Accidenta Batman. C'è qualcosa più avanti. Per ora sembrerebbe che sia abbastanza curato. Abbiamo visto principalmente un luogo interno, pipistrelli odiosi. Ops. C'è qualcosa che luccica. Cazzo, ho trovato. Ah, è quello che gli fa la luce. Sono ovunque. Ma come ci riesce? Ganzo. Ti ci sei morta a fare questo giro, fatto così 2 o 3 volte, eh? Allora, quando sto così posso solo camminare, non posso correre. Eccoli. Porta il bunker. Una porta di metallo chiusa. Magari questo dispositivo può aiutarmi. Altre luci. Una forma. È collegata alla porta in qualche modo. Oh, sbaglio tasto. Quindi io devo fare ora. Qui c'è un'altra strada. Allora. Oh, quella invece... E dai. Numero di codice. Porta di grafia o schermo olografico.
o la serratura. Ruota in senso orario, immagino. Devo vedere qualche cosa di particolare. Ha cambiato colore. Ok, forse ora devo tornare di là. La porta ha cambiato colore. Apri porta. Ce l'ho fatta. È facile con quel triangolino nel cervello, eh. Quindi, oh bello, allora questo. Direttrice Evans, traffico flash dall'USRC, crittografia quarzo nero. Ho inoltrato il messaggio alla sua olorete personale. Ah, ok, fine, questo via. Oh, ma c'è un po' di roba da prendere. Di qua però forse ci arrivo. Dove ci arrivo? Ah, fa proprio checkpoint da bimbo minchia, cioè fa 5 passi di qui, 5 passi di là. Un dispositivo come quello che ho trovato. Mi posso mettere due? Una a destra, una a sinistra, no? Me lo divento geniale. Ah, io sono sicuro che su di sopra devo tornare a controllare, quindi ora vediamo un pochino. Poi al massimo spiddo.
Macchina ostile. Infilati. Ok, ora l'uscita è qui, quindi io vado là, perché è la cosa più giusta da fare. Simbolismo di tutto questo. Ne sarebbe valsa la pena se Skylar si fosse ubriacata di nuovo, ma forse io sono un errore che non vuole ripetere. Qui ce n'è più di uno di questi. Vediamo se si vedono da qui. No, sono più lontani. Allora, qui ci siete morti in tanti, cari. Ve lo dico. Li ho visti mettersi in fila nella sala comune, come bestie al macello, eppure si sorridevano a vicenda. Chana dispensa farmaci. Come se essere vivi fosse un dolore da alleviare. Beh, non per me. Non voglio andarmene in silenzio. Non voglio svanire. Voglio mettere un punto alla fine della mia vita. Non un'ellissi. Anzi, un punto esclamativo. Quindi, se turberò chiunque troverà questo, mi dispiace. Non devo più nulla. Nessuno. Bel colpo. Bel colpo. Perché sono morti qui? Cosa gli è successo? Cosa gli è successo, Lilla? Sognato di vederlo, ma niente, perché non sono andata con Owen quando me l'ha chiesto? Che stupida. Owen, avrei dovuto accettare. Hop. Sto sbagliando tutto. Ma dai su, registrare i nostri ricordi per i posteri. Bella idea, direttrice Evans. Come se non avessi già fatto abbastanza per i posteri. Quindi io non sarei qui come ora se non per i posteri. Ho chiuso con i posteri. Possono andare a... Prega per noi peccatori, adesso è nell'ora del nostro debito, della nostra morte. Scusate, è passato un po' di tempo e wow, le pillole che ci ha dato Chana sono forti. Ok, bene. Da capo, ragazzi. Ave Maria, piena di grazia. Tesoro, Lex, no.
che mi ha trovato. Sono qui. Arrivo. Arrivo. Preso tutto qui dentro. Tanto ci dovrò tornare sicuro. Aloy! Ci hanno data la mappa. Forza, su. Prendi la mia mano. Quel posto non fa per te. Andiamo. La tira su come un sacco di immondizia. Certi posti sono proibiti, Aloy. Sì. Ci sono caduta. Del mondo di metallo. Che cos'hai sulla faccia? Niente. L'hai trovato là sotto? No. Dallo a me. No. No. Aloy. Queste cose sono pericolose. No! Bene, se vuoi sgattaiolare lontano da casa, allora devi sapere come sopravvivere. Vieni, Aloy. Dammi un arco, vai, visto che... Ma da domani imparerai come si caccia. Se c'ho quelle freccettine sega che servono per pulirsi il sottosudicio delle unghie, dammi un archino. Eccolo. Giocattolo. Scendiamo a valle adesso. Seguimi. La natura può essere pericolosa, Aloy. Devi starmi vicino e fare come ti dico io. Lo so. Lo so. Aloy, sei ancora tutta graffiata per la caduta di ieri. Partiamo da questo. Prendi questa sacca medica, ti mostrerò come riempirla. La vedi questa pianta? Oh. È la salvirama. Cominciamo e mettile nella sacca. Cominciamo a capire come funziona questo open world. Raccogli la una. Ora mangia. Sono amare, ma possono salvarti la vita. Tieni Lud. La tua sacca sempre ben fornita di bacche, fiori e piante medicinali. Dove siamo? Questa valle è solo una parte dell'abbraccio della madre. Abbraccio? La tribù Nora protegge queste terre e tiene alla larga le macchine più pericolose, di solito. Che ho lasciato, diciamo. Dai, Rost. Oggi puntata doppia, facciamo un'oretta perché lungo il fiume prima puntata una mandria di macchine e ti insegnerò a cacciare. Vorrei capire. Sono pericolose. Tutte le macchine sono pericolose, Aloy. Come funziona? Bisogna rispettare il loro potere. Ma io ti starò vicino. Aloy, arriva una macchina. Abbassati e seguimi nell'erba alta. Guarda, ora sta giù. No, Aloy. Quelle macchine sono le vedette. Dovrai imparare a eludere il loro sguardo se vorrai sopravvivere nella natura. Te lo mostro. Ascoltami e fa come me. Resta ferma. Aspetta che passi. Ora resta giù e seguimi nel sentiero fino a quell'erba alta. Ah.
silenziosa. E camminare abbassati è più sicuro che farlo in piedi. Mi sta insegnando le basi dello stealth. Dove sei? Quella era l'ultima. Proseguiamo. Per leggere il taccuino. Bello, allora. Occhio. Tira frammenti di metallo, quello che ti può lasciare. Quindi un po' di roba da costruire. Oh. Punti deboli. Bene. Capito. Già capito più o meno come funziona. Non ti hanno visto né sentito. Sta vicino, la mandria dovrebbe essere più avanti. Ok. Ci sta sorridendo. Deb, basta, torna indietro. Deb! Ignoralo. Siamo emarginati e lui fa parte della tribù. Forse a lui non piace la tribù. Allora è un pazzo. Andiamo ora. Troviamo la mano. Sì, ma il mio arco. Che almeno a quel tempo gli sparavo subito nel tallone. Questo raccogli. Yes. Sono alto quanto un totem. Si chiamano corsieri. Via! Perché li hai fatti scappare? Per mostrarti che alcune macchine si spaventano facilmente se ti vedono, scappano. Dovrei avvicinarti furtivamente. Tranquilla, li ritroveremo più avanti nella valle. Vedrai. Mm-hmm. Io intanto voglio prendermi, come tu mi hai ben insegnato. Vamonos, wololo. Ah, corro veramente come un demente. Ora voglio che trovi dei sassi che ti stiano nel palmo della mano. Perché? Fai come ti dico e raccogli i sassi, Aloy. Ti farò vedere come usarli. Vanno bene, seguimi. Ma è un cazzo di figlio finché non scoppio. Cazzo, tutti li voglio. Oh, premere 3 per scattare. Questo è grande. No, lo lasciamo qualche cosa lì. Vieni qui. Quando sei? Basta perdere tempo. Ah, mamma mia, te dove è arrivato questo scemo? Aloy, vieni ora. Si prende, sta calmo, eh. Ecco la mandria. Bene, ora lanciamo qualche sasso. Ma i sassi non fanno nulla alle macchine, no? No. Ma le distraggono, attirandole in trappola. Quella vedetta, per esempio. Occupiamocene. O allerterà la mandria e la farà fuggire prima che possiamo avvicinarci. Allertarla? E come? Le macchine si parlano a noi, a meno che non vengano messe a tacere. Tu resta qui sul crinale. Al mio segnale, lancia i sassi e attira la vedetta verso di me. Aspetta il mio segnale.
lancia un sasso verso di me. Vieni, ora è sicuro. Materiali. Mamma mia. Ispeziona la preda, ti insegno a costruire le frecce. Tieni premuto, ok. Prendi tutto, triangolo. Perfetto. Usa i rametti come asta della freccia e i frammenti di metallo come punta. Sasso. Allora, L1. Scegli. Ora c'ho solo le frecce. Quindi con destra scelgo che cosa craftare. Con X creo. Creato. Ah, 10 e 10. Ah, 10 a volta. Non starei mai a costruire le frecce se sarai in grado di fabbricarle. Giusto. Grande cavo. La tua prima uccisione, Aloy. Un corsiere, una delle macchine più deboli, ma anche una macchina debole uccide un cacciatore. Se non fa attenzione, devi studiare la preda. Ha la corazza spessa, ma ci sono anche dei punti deboli, come il suo occhio. Ne vedi altri? Sì, che ne vede altri. Guarda come si fa, eh? Là. Giocato tanto zing. Mira l'occhio al serbatoio. Se parte alla carica, preparati a rotolare via. Bel colpo! Ancora! Ma pensavo che... cioè, one shotassi. Se bavoglio volavo via, là. Sei stata brava oggi, ma hai molto da imparare. Domani continueremo. Cos'è stato? Il ragazzo, quello sul sentiero degli audaci. Vieni allora, presto. Dove? Ma io gli volevo tirare la freccia a quello. Me lo smetteva di ridere. Sì, quello di piano, vedi, c'ho queste zampine sega. Quei quanta zampa anni 90 lì. Tagli alla mano, tieni la freccia a mano, almeno rimane attaccato. Non c'è niente da fare, è solo questione di tempo prima che le macchine trovino il ragazzo e lo uccidano. Spaventerei la mandria e finirebbe travolto.
vedo quali strade prendono. Basta con queste storie. Ascolta, posso intrufolarmi. Non lo farai. Giù, e due volte casca un mongoloide. Se cascavo io in quel modo, al primo ruzzone c'ho il collo piegato in due. Subito. Te, merda. Io c'ho il giuino. Sa che lui lo sa perfettamente che il giuino come funziona e gli effetti che ha. Allora. Devo muovermi piano e in silenzio. Così potrò superarli. Ok, con questo vedo la traccia. E io devo dare, va? Allora, chi è che c'ha questo percorso qui? Devo vedere i loro movimenti. Ci sono quasi. Eccolo là. Ehi. Che? Oh, ma come? Seguimi. Se ti dico che c'ho il triangolino e funziona, eh? Ovvio. Anche perché se no. Quindi non è un giocattolo. Aspetta, che la madre vi benedica. Vi benedica entrambi. Lei mi ha salvato. Io volevo... No! Serra le labbra! Sono entrambi emarginati.
E lei è una senza madre. Tutti conoscono la storia, ovviamente, tranne lui. A cuore della madre. Stianti. Quel ragazzo non doveva parlarci. È contro la legge tribale. Ora andiamo a casa. Vieni. Conosco la strada. Serra le labbra tu. Serra le labbra. Serra le labbra tu. Serra le labbra. Chi è? Sta lontana, senza madre. Ma tiragli la freccia. Allora, aspetta. I punti critici offrono l'opportunità di prendere decisioni basate sull'emozione. Sta a te decidere il modo in cui lo esprime. No, devo leggermi la testa. Mira il sasso nella sua mano, cioè mi devo far rispettare. Giusto? Stai sanguinando. Fammi dare un'occhiata. Forza. Puliscilo qui così non marcio. Schifo. Si vede che ci ha pulito prima. Perché sono stata emarginata? Aloy, non è il momento. Chi era mia madre? Aloy, ne abbiamo parlato. Ciao. Non ci è dato sapere. Eri una neonata quando le matriarche ti hanno data a me. Quindi le matriarche lo sanno? Non è così semplice. Ma lo sanno? Aloy, siamo emarginati. E come faccio a farmelo dire? Dalle matriarche? C'è un modo, forse. Allora dimmelo. Sarà pericoloso. Come? Ci vorranno anni di addestramento. Non mi importa. Come posso fare? Dimmelo. La prova. Il rito di passaggio della tribù. E ogni anno chi la supera diventa un audace. Ma a chi la vince, le matriarche danno un premio. Premio? Sì, qualunque cosa desideri. Allora lo farò. A tutti i costi. Vincerò la prova. Bene. Allora dovremo prepararci. Bene. L'addestramento sarà duro. Addestramento? Sì, seguimi. Ah, lui deve seguire lei. Tu gambetti. Dai, ora magicamente si arriva dove c'è quel pezzo di fia. Boom, bitch. Thank you.
Lo sapevo! Bravo, hai fatto un buon lavoro. Frost! 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 Ma dov'è? Mancano 2 giorni alla prova e se ne va senza di me. Ok, questa puntata quasi doppia, 50 minuti, è stata bellissima, abbiamo finalmente finito tutta la parte del training, addestramento, dove lei finalmente è diventata... Stagnocca rossa. E niente, quindi proseguiremo nel prossimo video, non so se ha salvato e non importa, vedremo. Un saluto, ciao.